presenti, procedo con l'appello. Giuliano, Adeodanza, Lecore Mario, Ruggero, Panizza, Battista, Lecore Vito, Desidio, Tribuzio, Tanzi, Siciliano, Liberna, assente, Colonna, assente, Terrè, assente, Liuzzi, assente, Vincesilao, assente, Cornetti, assente, 11 presenti, la seduta è valida. Grazie, segretario, seduta valida. Siamo di noi, insomma. Comunale, vista la legge numero 147 del 2013,
con la quale è stata istituita l'aiuto, basata su due presupposti positivi. Il primo costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato alla redazione e funzione dei servizi comunali. Osservato che l'aiuto è composto da linea di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa di dovuto servizi di riciclo a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Parlavo questo regime è stato passato, visto che il regolamento di IVA approvato con proprio diritto di intervenire in tutta la prevista anche la TARI, viene cassato questo pezzo. Visto il piano finanziario della TARI, anno 2015, redatto dal gestore del servizio di rifiuti, costituendo riferimento per la determinazione delle relative tariffe da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, e per anno solare, definite nelle due componenti, quota fissa e quota variabile. Viste le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario, redatto sulla base delle banche dati in possesso di questo ente, finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio come disposto dalla legge, ravvisata la necessità di provvedere ad incassare quanto prima parte del gettito derivante dall'applicazione del nuovo tributo, per far fronte alle spese sostenute per l'espletamento del servizio raccolto e smaltimento dei rifiuti e nello specifico incassare il tributo nella misura dell'80% entro la chiusura dell'esercizio finanziario. Ritenuto dover confermare anche per il 2015 le stesse date e scadenze per il versamento degli importi dovuti, ovvero 30 settembre 2015, 30 novembre 2015 e 31 marzo 2016, dato atto che sono stati applicati i coefficienti di cui al DPR, al decreto del Senato della Repubblica numero 158 del 1999, vista la legge numero 147 del 2013 e in particolare i commi 641 e 668 dell'articolo 1, visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 1999, preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 5 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio prossimo 21 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49 primo comma del decreto legislativo 18/8/2000-267, i pareri favorevoli dei responsabili di servizi tributi e finanziari. Visto il decreto legislativo 15/8/2000-267, la seguente votazione è delibera. Approvare il piano finanziario relativo alla TARI dell'anno 2015 legato alla presente, approvare le tariffe della componente TARI dell'anno 2015 con decorrenza al 1 gennaio 2015, confermare anche per il 2015 le rate e le scadenze di pagamento al 30 settembre 2015, 30 novembre 2015 e 31 marzo 2016, dare atto che all'importo del tributo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo numero 504-92, trasmettere ai sensi dell'articolo 9 del DPR 158-1999 copia del piano finanziario dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, pubblicare e inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale secondo quanto previsto dalle norme di legge in favore. Consiglio conseguendo esito di votazione, questa è la delibera messa in votazione e poi c'è la dichiarazione per rendere immediatamente seguito il provvedimento se viene approvato. Passo la parola all'assessore Mora che illustra il provvedimento. Presidente. Sì. Vorrei intervenire. Sì. Prego, consigliere Cesira. Grazie. Buonasera a tutti. Presidente, sindaco, questa sera, signor Presidente, è alquanto singolare questo Consiglio Comunale e ci lascia esterrefatti il suo comportamento.
in quanto ha insediato questo consiglio, cioè non ci ha dato un briciolo di motivazione perché questo consiglio sia stato convocato d'urgenza con una notifica a noi consiglieri, non soltanto a noi, ma parlo anche a nome della maggioranza, alle 22 di ieri sera, un consiglio che si tiene alle 10:30 di questa sera. Lei ha superato anche la conferenza dei capigruppo. Con quale autorevolezza, io le chiedo, signor Presidente, ha fatto tutto questo? Io, come lei ben sa, sono stato lì su quella sedia per ben 5 anni, e anche quando anche a me è successo di convocare un consiglio comunale d'urgenza, ma resta sempre la conferenza dei capigruppo. Ho convocato la conferenza dei capigruppo, ci siamo riuniti, ho spiegato le motivazioni che l'amministrazione aveva in quel momento e ci siamo ritrovati qui solo dopo una conferenza dei capigruppo. Poi, ahimè, io l'ho sempre fatto, il mio predecessore anche, una telefonata di cortesia, anche in mattinata, penso che sarebbe stata molto opportuna a dire: guardate, abbiamo questo provvedimento, c'è questo problema, dovremmo andare d'urgenza, questo e quest'altro. Questo secondo me è una mancanza di rispetto e di collaborazione tra di noi. Cioè, se questo viene meno sin dai primi 5 giorni di questa amministrazione, io non so dove andremo a finire. Cioè, mi sembra un qualcosa proprio di molto strano. Cioè, questo comportamento proprio credo che non dovremmo subirlo, perché è un qualcosa che stiamo subendo tutti quanti, ma non mi sembra doveroso. Quindi se è possibile avere delle spiegazioni in merito perché questo non sia stato fatto nei nostri confronti, se c'è una spiegazione valida o quant'altro. Ho detto, io l'ho sempre fatto, anche ai tempi della famosissima querela. Nonostante tutto, io continuavo a telefonare e se non rispondevano una, due, tre volte, ci sono molti consiglieri e anche assessori quest'oggi presenti che possono dimostrare quello che sto dicendo. Quindi quello che sta accadendo è singolare. Grazie. Grazie consigliere Cesura. Io tenterò di spiegare le motivazioni. Comincerò con la parte finale. Forse lei non ha registrato il mio numero, ma io appena ho concretizzato che c'era la necessità e l'urgenza di fare questo consiglio, la prima cosa che ho fatto è telefonato a lei, ho telefonato a Colonna, ho telefonato all'altro consigliere. Avete il mio numero. Avete sul vostro telefonino il mio numero di ieri sera alle 9, quando si è concretizzata questa situazione. Non so. Ho registrato io il vostro numero, ho chiesto alla segretaria di farmi avere i vostri numeri. No, Stefano, non sono arrivato perché poi ho cominciato a telefonare e Pasquale del medico era da te e mi ha detto. Però io, come ho avuto notizia, ho cominciato a telefonare. Quindi mi assumo le responsabilità dei miei errori, però devo dire che ho cominciato a telefonare. Ieri, se volete, vi do il mio numero, voi ieri sera, verso le 9, come è nato il problema, avete avuto una telefonata. Qualcheduno di voi mi ha richiamato, mi ha fatto uno squillo e poi ha chiuso. Ho richiamato subito dopo, ma non mi ha risposto, quindi più di una telefonata. Questo è giusto per questione di verità, perché ho tentato di contattarvi proprio perché mi rendevo conto che l'esigenza e l'urgenza andava condivisa con voi, almeno spiegato il motivo dell'urgenza. È un qualcosa che è nato ieri sera dopo le 7 e le 8 perché ci si è resi conto di una valutazione errata sul mantenimento delle aliquote e quindi la necessità o meno di andare in consiglio. Mi sono dato un'occhiata al regolamento, e già premetto che non succederà più questo. Ve lo garantisco. Ho dato un'occhiata all'articolo 35, il sesto comma, quando parlava della convocazione d'urgenza per rilevanti motivi indilazionabili, e ho dovuto fare una scelta, se fermarmi per una
applicazione della norma Togeni forte, stretta, che fa un danno ai cittadini di Mura, o convocare il Consiglio assumendo la responsabilità dell'informalità di questo tipo di consiglio. Io sto dicendo come stiamo facendo, sto facendo il Presidente del Consiglio e non qualche altro soggetto, quindi ve lo sto dicendo con serenità, mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto, ma l'ho fatto perché saltando questo appuntamento stasera e non rispettando le 24 ore, ecco il perché mi dice 30, perché abbiamo dato la possibilità a chi doveva notificare, chi doveva avvisare, di mantenere le 24 ore dall'avviso al momento della celebrazione del Consiglio. Questa è stata la motivazione, motivazioni che sono, penso, importanti anche per spiegare ai cittadini che cosa sta succedendo. C'è stato un grosso lavoro da parte nostra, che lo dirà l'assessore, per cercare di evitare l'aumento della tassa in manco di un centesimo. C'è stato un lavoro di collage, una serie di appuntamenti che ci hanno portato ad arrivare a ieri pomeriggio, a ieri sera, oltre che chiedervi scusa per non aver insistito, ma ho provato a telefonare, ho chiuso la telefonia, io ho finito di lavorare alle 12:15 di sera, quando mi sono accertato che gli inviti in qualche modo erano arrivati sia alla maggioranza che alla minoranza, questo è soprattutto al consigliere di minoranza. Non, se mi dicessi altre cose, vi direi cose non vere, quindi vi sto dicendo qual è stata la motivazione, la necessità, e l'avevo letto, la motivazione di genere l'avevo letto prima che voi entravate. Grazie. Chiaramente accerco tutto quanto detto da lei, però vorrei farle rilevare, non per polemica, che la proposta di delibera comunque del 28 luglio, allora magari, come si è fatto per il Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale quasi ad horas, anche una conferenza dei capigruppo nello stesso giorno del 28 luglio sarebbe stata